Ciao a tutti, oggi inizio con due parole pronunciate qualche anno fa. Mollo tutto. Mi spiego meglio. Come si diventa giornalisti? Come si scrive un articolo? Quali sono le fonti dell'informazione? Queste sono solo alcune delle domande che ho rivolto ai miei ex capi, ritenendoli brillanti giornalisti. Il perché pensavo di saperlo, ma adesso l'ho dimenticato. E nessuno me l'ha insegnato, così come nessuno mi ha dato una guida pratica per orientarmi nel mondo complesso e affascinante dell'informazione e della comunicazione. Ho mollato perché il punto era diventato un altro. Come riuscire a mantenersi con il mestiere di giornalista? Non saprei precisamente spiegare come e quando ha preso forma in me la voglia di fare la giornalista. Forse perché avevo la possibilità di realizzare le vignette. Non avendo santi in paradiso e né giornalisti all'interno del mio albero genealogico né amici politici, ho iniziato dalle cose che mi riuscivano meglio: rompere le scatole e disegnare. Ho percorso non senza fatica, volevo dire, i gradini della mia gavetta, pur di conquistarmi un minimo di gratificazione nel mio piccolo territorio. Enzo Biagi, per amor di provocazione, ripeteva spesso: oggi è più facile diventare una faccia che una firma. La scommessa è stata soprattutto quella di tentare di distinguersi dai ragazzi disposti per una manciata di euro, addirittura gratis, a vedere la propria firma o foto stampata sui giornali. Ma andiamo per ordine. Secondo il legislatore italiano, ogni lavoratore dipendente assunto regolarmente con un contratto a tempo indeterminato gode del diritto inoppugnabile di presentare con una lettera le proprie dimissioni volontarie nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia più interessato a proseguire nel rapporto di lavoro. Questa è la prassi quando il dipendente assunto regolarmente con un contratto vuole presentare le proprie dimissioni volontarie, ma quando non rientra nella categoria dei regolamenti assunti, il lavoratore dipendente come informa il proprio direttore? Ho cominciato pertanto mettendo per iscritto nero su bianco una lettera, non proprio formale, ma decisamente inequivocabile la voglia di terminare la collaborazione con la testata giornalistica. Consapevole del fatto che internet diventa ogni giorno più agguerrito, non c'è dubbio su questo fatto. Siamo dentro un sistema che definisco frenetica libertà di espressione. Perché sappiamo tutti, i fatti vengono pubblicati e consumati, lo sappiamo tutti, alla mordi e fuggi. Dopo aver lavorato per circa 10 anni all'interno di alcune redazioni, ho preso la sofferta decisione di interrompere la collaborazione. Ho mollato. Lo dico però con il sorriso, forse perché una come me, irrequieta, l'ho preciso, questo mestiere all'interno di quella redazione era diventato troppo ripetitivo. Da un anno all'altro, infatti, bastava fare un copia e incolla generale e il gioco era fatto. E lo sapevano tutti. Poi c'erano i comunicati stampa già belli e cotti, la pappa pronta inviata dalle scuole o dalle associazioni, i consigli comunali da sbobinare, le recensioni dei libri scritte dagli autori stessi e i programmi delle feste cittadine scopiazzati dalle brochure. Ah, è la cronaca, meno male che ogni tanto c'è un po' di sapore. Poi ci sono le foto e anche qui, come sappiamo bene, ci sono i social, venirci incontro e in alcuni scopiazzarle, copiarle, rubarle. In alcuni casi, quando in questo caso, io vorrei citare un proverbio: si è fatto il nome e vende l'aceto.
Per non parlare delle scuole di formazione per le generazioni future, servono davvero perché sappiamo bene che le scuole di giornalismo sono piene di giovani che, ahimè, arrivano purtroppo a rinunciare alla professione perdendosi per strada ed è davvero un peccato. Troppo spesso accade infatti che l'approccio a un mestiere così delicato avvenga sulla base di convinzioni che si rivelano deludenti e lo sfruttamento dei precari esiste e porta alla rovina dell'informazione. Questo è, lo sfruttamento dei precari esiste e porta alla rovina dell'informazione. E l'era del click non è la fine del giornalismo. Alle nuove generazioni dico, fatelo, fatelo, se ci tenete a farlo, imparatelo il mestiere, riportatelo sul vostro curriculum e quando vedete che non vi pagano, che non vi fanno un vero e proprio contratto, scappate a gambe levate. All'interno di quelle mura, bisogna pure dirlo, ho imparato anche, e li ringrazio, il detto tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Infatti la mia decisione è passata quasi inosservato ai soci, chiamiamoli così, i quali dopo mesi e mesi di arretrati a me dovuti hanno esclamato: noi non ti abbiamo mandato, ci mancherebbe pure, senza un vero contratto, pagata si fa per dire a pezzo. 6,20 € meno il 20% di ritenuta da conto. Il totale elemosina. O forse è più delicata l'espressione volontariato. Il noi non ti abbiamo mandato a distanza di una settimana è diventato addirittura un rimprovero. Stai sbagliando. Stai sbagliando in che cosa? Non mi è stata data una vera e propria risposta, cioè non mi è stata data proprio una risposta. A prendere i miei soldi, a pretendere i miei soldi, un mezzo contratto. Adesso però a distanza di qualche anno penso, oh, caspita, ma perché non li ho mollati prima? Quali sono le certezze dei giovani? Averne sembra sempre più difficile, o forse è sempre stato così, solo che al giorno d'oggi si parla di società liquida e di crisi economica che suonano meglio, ma di certo non rassicura rispetto al futuro. Anzi, ho l'impressione che il terreno su cui poggiamo i nostri piedi sia scivoloso e che ci dobbiamo guardare anche alle spalle. Mi rivolgo ai giovani. Reagite allo sfruttamento. Giunta fino qui, ripropongo l'ultima domanda. Quali sono le certezze di chi sforna i giornalisti locali? A questo punto possiamo anche allargare la prospettiva del giornalismo definendo l'attuale condizione con un bel titolo d'effetto, il dinamismo della società dell'informazione. Dal dinamismo della società dell'informazione ai buboni nella società pugliese. È come per la sanità che si sforna, che si sforza nel dare risposte ai pazienti che domandano perché ci ammaliamo, qual è la cura. Anche nel giornalismo si sforza nel dare delle certezze, andando oltre i vaccini, le promesse e le proposte dei più bravi che qui e ora non bastano più. Così mi sono fermata a pensare. Voglio davvero sacrificare anni della mia vita per un mestiere più che per una professione, più che una professione che con molta probabilità finirà per devastare il mio futuro? Ho impiegato tutta l'estate per rifletterci, tutta un'estate. Alla fine la risposta è stata finalmente presa. Nonostante la mia passione, così da umile ciabattina li ho mollati, senza un piano di riserva, stupendo, e ho ricominciato da zero. O quasi. Voglia di cambiare, certo, perché sentivo dentro di me, sento dentro di me un'energia nuova, una voglia di rigenerarmi.
Torniamo al vero obiettivo di questo video, di questa presentazione mia. Come riuscire a mantenersi con tale mestiere? Nel mio caso, la retribuzione avveniva solo dopo che io inviavo per settimane quotidianamente messaggi di sollecitazioni per telefono o per email e aver effettuato anche tante chiamate e poi non soddisfatta, cioè andavo anche di persona, tutto per ricevere poi. Sentite qua, un assegno o un bonifico a data da definirsi di un acconto o come la chiamavo io, la paghetta, da prelevare chissà quando da un conto spesso addirittura scoperto. L'ultima volta si fa per dire ultima, non mi vennero addirittura scalcolate 100 euro circa di anticipo. Mancanza che ho fatto notare anche a mio sfavore. Che festa, direte voi, ma ne vado fiera. Almeno posso camminare a testa alta e con dignità. E mio figlio, quando sarà grande, potrà essere orgoglioso di sua madre, come io lo sono stata quando ero in vita di mio padre, lo sarò sempre. Poi con 100 euro in più, di certo, non potrei comunque mantenermi. Siete arrivati fino a qua? Mi fa tanto piacere. Due parole vorrei dedicarle, infatti, pure alle simpatiche riunioni di redazione, se ci siete, vi divertirete. Visto che ci sono, le dico. Si è passati dalle riunioni stile centro sociale, ciao, sono Caterina, all'ultima, la seduta finale, dedicata solo a me, tipo seduta dallo psicologo, successiva a un'altra a luci rosse, perché iniziava con toni forti e ci sta pure, è finita con baci e abbracci. È vero che faccio Narracci di cognome? Stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Mi sono divertita molto. Mi sento meglio, lo ammetto. Però dai, ad altri è andata anche peggio, bisogna dirlo. Addirittura ho sentito parlare di cambiali. Termino, me la smetto, sto zitta. Li ringrazio per l'esperienza lavorativa, bisogna ammetterlo, anche se con l'amaro in bocca, diciamolo. È stato un percorso difficile, ma adesso mi sono ripresa la mia vita e la mia identità, pensando finalmente con la mia testa. Ah, e concludo, io non mollo mai.